Bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi ci troviamo in cucina e faremo una semplice pasta al pomodoro con pomodorini freschi. Porta fresca, piselli freschi, tutto fresco. Useremo i fusilli come tipologia di pasta e come potete vedere ho qui preparato dei pomodori già lavati che andremo a tagliare insieme. Iniziamo tagliando i pomodori in modo molto semplice, solo a metà, così da poterli poi mettere ad appassire in padella. Mi raccomando, prendete una padella sufficientemente grande. Se no, vi troverete un affollamento di pomodorini nella padella ed non è una cosa bella perché poi non si cuociono nello stesso modo omogeneamente, quindi non avrete un buon pomodoro. Come potete vedere, i pomodorini sono ora tagliati e li metteremo in una ciotola e li condiremo con olio e sale. Andiamo a mettere un goccio di olio e facciamo nevicare il sale. Come potete ben osservare, qui abbiamo messo i pomodori ad appassire in padella, qui abbiamo l'acqua che bolle e qui c'è semplicemente della passata di pomodoro che potrebbe essere utile successivamente. Andiamo ora a salare l'acqua. Ecco, appena ricomincia a bollire vigorosamente, andiamo a mettere la pasta. Andiamo ora a inserire la pasta. Dopo aver sfumato con un po' di vino bianco questi pomodori, li giriamo e li ricopriamo con un coperchio in modo che si cuociano più velocemente. Una volta che avrete spento il fornello dei pomodorini, andate ad aggiungere quanto basta, quindi è proprio scelta, un po' di origano. E un po' di timo. Andate a mischiare. Dopo aver scolato la pasta, riaccendete il fuoco e fate mantecare la pasta insieme ai pomodorini in modo da creare un sugo molto amalgamato, omogeneo. Per impiattare, io normalmente metto la mia passata in fondo, qui a creare un piccolo lago di sugo che fa da fondo. Dopo aver depositato la pasta nel piatto, vado a mettere il parmigiano e vado infine ad aggiungere una specie di tocco extra, ovvero una piccola granella di pistacchio. Però questa può non piacere a tutti. Style is the answer.